Dopo aver testato tutti gli angoli della casa del Grande Fratello, tra limoni selvaggi in giardino, in piscina, in magazzino e sui divani, nel cuore della notte Lorenzo Spolverato e Shai la gatta si sono nascosti dietro alle tende della camera per vivere un momento di sana passione in relax, senza essere spiati dalle telecamere. Peccato però che qualcuno in realtà li abbia visti e abbia spifferato quello che è successo. Lorenzo e Shaila, la passione esplosa dietro alle tende, Spolverato e la gatta si sono appartati dietro alle tende, dove sono rimasti per almeno 20 minuti, con tanto di rumori espliciti, si sono limonati. Elena Prestes ha visto tutto e poco dopo anche Ilaria Galassi ha notato i movimenti dietro alle tende ed ha riportato tutto a Enzo Paolo Turchi, ci sono quei due dietro alle tende che si amano, si baciano. Il coreografo senza pensarci troppo ha risposto, cioè, ma qui siamo proprio alla frutta ragazzi. Sì, qui dentro siamo arrivati alla frutta, sui social c'è chi ha criticato la coppia, ci mancava solo la tenda ballerine, ma che vergogna. La regia ci fa vedere quei due che tr asterisco 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 no dietro la tenda. Sono sempre più senza parole per quello che fanno, molti fan invece hanno difeso Lorenzo e Shaila e la loro passione per i tessuti, gli Shailenzo si baciano davanti a tutti e non va bene, si nascondono in una stanza, dietro la tenda, e non va bene. Sono adulti e si stanno anche nascondendo, sono pure educati. Ma cosa c'è da attaccare in tutto questo? Parliamo di due ragazzi che si amano. Poi non vi andava bene quando si facevano vedere da tutti, e in effetti che male c'è se due GFini esplorano i loro corpi dietro a una tenda? In questo programma l'hanno fatto molti prima di loro e nelle versioni estere si vede molto di più. Spolverato e la gatta sono criticabili per tante altre ragioni, ma non perché si sono avvinghiati dietro a un tendone.